vivo a Medellin da un anno più o meno, dentro la Comuna 13. Questa è la Comuna 13, fino a una ventina d'anni fa, uno dei due o tre quartieri più pericolosi del mondo, dove era impossibile entrare, dove neanche la polizia voleva entrare. Classici tempi di Pablo Escobar. Vivendo qui da un anno ho avuto la possibilità di parlare con tanta gente e per tutti il comune denominatore è il fatto che sono rassegnati ormai, vivono da tanti anni dentro la comuna e sanno che moriranno dentro la comuna. Non c'è tanto spazio per i sogni. Per loro già un sogno poter uscire di casa e sapere che ci torneranno. Cioè, te pensa, nella testa di uno che era abituato a uscire di casa la mattina e a non sapere se fosse tornato la sera, era all'ordine del giorno il fatto che ci potessero essere sparatori per strada e tanta gente ha perso figlioli, mamme, babbi. Quindi già il fatto di essere in un posto sicuro dove la notte non sei svegliato da uno che ti butta sulla porta e spara perché è convinto che dentro casa tua c'hai nascosto un militare o un poliziotto, questo è già un sogno per loro. I bambini è bene che sognino un po' più in grande, perché è giusto che non si fermino alla comuna ma che abbiano la possibilità di fare tanto di più. Sono arrivato qua 3 anni fa, ho conosciuto dei ragazzi che portavano avanti un progetto per i bambini della comuna, facendoli giocare a calcio praticamente, che è la cosa che aggrega più delle altre. Non solo insegnare calcio, che è comunque diciamo la scusa per attirarli al campo, è riuscire a tenerli lontani dal fatto che i bambini possano, con una semplice consegna di uno zaino da una strada a un'altra, mettersi in tasca quei pochi pesos che il suo babbo magari guadagna in una giornata intera di lavoro. E quindi per loro soldi facili significa anche iniziare a fantasticare con la testa e buttarsi dentro giri che, dai quali poi non uscirebbero più. Quindi la corporazione si occupa di prenderli dalla strada, portarli qua, dargli un posto sicuro dove poter giocare a calcio, insegnargli tutto quello che un bambino ha bisogno di apprendere. I sentimenti normali di lealtà, di far parte di un gruppo, del rispetto. La corporazione esiste da tantissimi anni, però hanno avuto sempre il problema dei fondi. Diciamo, hanno dovuto sempre togliersi i soldi di tasca, no? per fare qualcosa con i bambini. E quindi le possibilità non erano tante. Noi abbiamo dato gli strumenti necessari per poter fare un passo in più, che fossero un campo da calcio, che fosse un salone dove poter fare qualsiasi tipo di attività. Adesso gli abbiamo dato la possibilità di poterla gestire meglio. Chiaro che tutto questo ha avuto un impatto notevole, perché tanti bambini che venivano al campo fino all'anno scorso, dove un campo non esisteva, una volta che arrivi e ti vedi le porte, le luci la notte, la recinzione, hai smesso di perdere i palloni perché comunque rimangono qua e non cadono fino al poblado. È chiaro che questa cosa ha attirato molti più bambini e i genitori di conseguenza sono anche più contenti, perché sanno che i bambini hanno un posto dove poter stare e dove sono tranquilli, che non corrono nessun pericolo. Grazie a tantissima gente dall'Italia, più che altro, facendo una campagna di raccolta fondi, praticamente a luglio siamo riusciti a regalargli un campo da calcio vero e proprio che non esisteva fino a 6 mesi fa e siamo riusciti a costruire un salone dove possono cominciare a fare qualsiasi tipo di classe, che possa essere l'inglese, il ballo, la musica, un locale in più dove a chi non piace giocare a calcio magari possa trovare altre cose interessanti da fare. Comunque siamo riusciti a raccogliere più di 15.000 euro in neanche un anno, con i quali poi alla fine siamo riusciti a fare qualcosa di bello. Quello stadio di Medellin, quando gioca la nazionale di Medellin si sentono le urla da qua, dello stadio. È chiaro che i bambini da qua sognano, perché li porti a giocare in un campo a 6, 7, 8 anni, s'affacciano e vedono lo stadio dove, tra virgolette, potrebbero arrivare, quindi è chiaro che sognano tutti.